Lo spaccio è un posto dove innanzitutto si impara il rispetto dei produttori, dove si tenta di ridurre i rifiuti inutili, dove è molto importante che le persone si parlino, che noi conosciamo i nostri clienti, che i clienti conoscano noi, che i nostri clienti e i nostri produttori si conoscano a vicenda, dove le persone si divertano e siano felici di fare la spesa, dove anche le persone abbiano voglia di partecipare, posso provare a sì, questa cosa qui, mi viene in mente una cosa, provo a farla allo spaccio. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi ha voglia di intavolare dei rapporti umani e di rispettare l'ambiente. A distanza di qualche anno, fra alti e bassi, adesso va molto bene. C'è stato un momento in cui ci siamo un po' preoccupate, pensando che la nostra scelta non fosse quella giusta. E invece sono contenta che abbiamo deciso di resistere, continuare a credere in quello che veramente volevamo fare. Abbiamo fatto la scelta giusta. Una delle trasformazioni che ha portato tanto allo spaccio è stata quella dell'inserimento di un circolo ricreativo culturale. Le varie attività sono il corso di cucito per bambini per tutto l'inverno, corsi di lingue per bambini o per adulti, un corso di autoproduzione di sandali che è stato molto bello, si rifarà con materiale di recupero. Facciamo delle letture con contributo libero per un libro sospeso, quindi un collegamento con una libreria per invitare le persone anche a contribuire all'acquisto dei libri. Le persone partecipano e si sta creando un bel gruppo di affezionati. La più grande difficoltà è stata quella di dover avere un secondo lavoro anche. Il percorso didattico è lento e gli introiti anche. Ci sono, ci saranno, ma ancora non sono sufficienti per tutte quelle che siamo. Noi siamo bravissime nella comunicazione vis-à-vis, ma molto meno brave nel farsi conoscere, nel promuoverci anche. Proprio la nostra promozione per noi è difficile. La più grande soddisfazione di questi anni, due. La prima è che le persone si fidano, cioè ti dicono proprio se me lo dici te io mi fido. E poi il fatto che adesso si sono talmente tanto abituate ai prodotti che ti chiedono questo è lo yogurt di Valeriano oppure la verdura è quella di Elisabetta oppure le fragole sono di Luca, hai ridato un volto al cibo che metti nel piatto. In tanti ci prendono come punto di riferimento per prendere spunti. Ci piace essere una buona idea da quale gli altri possono copiare. Come vedo da grande lo spaccio, poi intanto che inizi appunto a camminare con meno nutrimento da parte nostra, che aumenti il lato divertente e non solo quello appunto di dover dire noi ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Mi piacerebbe vederlo camminare come si vedono camminare i figli, appunto, anche perché mia figlia, da grande, vorrebbe diventare una spacciatrice e io bisogna che in qualche modo non la deluda. Il sogno mio sarebbe quello di riuscire a portare avanti il progetto dello spaccio e gli altri miei progetti, di portarli in un'unica strada. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.